Bentrovate colleghe, bentrovati colleghi. Oggi tratterò le novità per quanto riguarda soprattutto il compendio immobiliari che sono state introdotte o che saranno introdotte con la manovra 2024, ovvero con la legge di bilancio. La prima novità riguarda purtroppo l'innalzamento di quella ritenuta che le imprese subiscono a fronte dei lavori di ristrutturazione per i quali si sono utilizzati i bonifici parlanti e che passa dall'8 all'11% da marzo del 2024. Quindi prima importante misura introdotta con la legge di bilancio. Ma la seconda e più consistente riguarda essenzialmente quella fattispecie che viene introdotta all'interno dell'articolo 67 del DPR 917 del 1986, ovvero quella fattispecie inerente alla determinazione delle plusvalenze per cessione di immobili. Immobili che in questo caso, come fattispecie specifica, riguardano quelli efficientati e che hanno beneficiato della detrazione maggiorata del 110%. In effetti, l'articolo 18 della manovra bollinata introduce proprio questa fattispecie. Peraltro, è una lettera, la B bis, che viene introdotta al comma 1 dell'articolo 67 e stabilisce in effetti che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, quindi non si tratta di trasferimenti immobiliari a titolo gratuito come può essere una donazione, ma un trasferimento che comunque ha dar corso, diciamo, a denaro tra le controparti, quindi a titolo oppure anche di conferimento, per esempio, potrebbe essere anche questa la fattispecie, in relazione al quale, attenzione su quest' assunto, cedente o addirittura altri aventi diritto hanno eseguito interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119. Ciò vuol dire che se quell'unità immobiliare ha subito degli interventi, lavori che hanno fruito della detrazione del 110%, anche se quegli interventi sono stati eseguiti, per esempio, da un comodatario, il cedente, quindi il proprietario, titolare naturalmente di diritti su quell'immobile, quando va a cedere quell'immobile si trova di fronte a una fattispecie che oggi diventa tassabile. Naturalmente, nel momento in cui quei lavori siano conclusi da non più di 10 anni dall'atto di cessione. Quindi si introduce questa nuova particolare fattispecie di tassazione. Rimangono escluse due tipologie, che sono gli immobili acquisiti per successione e quelli che per, diciamo, il periodo maggiore, per quello che riguarda appunto la durata decennale, hanno sostanzialmente sono stati utilizzati come abitazione principale appunto dal cedente o dai suoi familiari. Quindi ci troviamo all'articolo 67, la prima fattispecie. Lo stesso articolo 18 della legge Bollinata ci dice, con un'ulteriore lettera B al comma 2, ci dice che sono aggiunti all'articolo 68, e quindi ci spostiamo nell'ambito della determinazione della plusvalenza, per gli immobili di cui alla lettera B bis, quindi agli immobili che appunto sono la nuova fattispecie, quelli efficientati con la detrazione maggiorata del 110%, che per i quali peraltro sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121 del DL34, quindi siano esercitate le cosiddette opzioni per cessione o sconto in fattura, in quel caso, nella determinazione del valore della plusvalenza, non si dovranno tenere conto dei costi come oneri accessori relativi a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo della misura del 110% e ci sia appunto l'altra combinazione, quella della cessione sconto, nel caso in cui gli interventi siano stati conclusi da non più di 5 anni dall'atto di cessione. Quindi si neutralizza sostanzialmente l'ammontare dei costi inerenti a quell'unità immobiliare che riguardano specificatamente il 110% che diciamo, soggetto è stato poi ceduto o è stato utilizzato con uno sconto in fattura per quanto riguarda appunto questi lavori. Altra situazione invece è quando sostanzialmente questa, diciamo, cessione viene eseguita nell'arco più lungo, quindi fra i 5 e i 10 anni, in questo caso nella determinazione della plusvalenza viene ridotta al 50% il valore di queste spese. Quindi sostanzialmente si fa concorrere alla determinazione della plusvalenza come oneri accessori non il 100% del costo complessivo dell'intervento, ma il 50%. E naturalmente questo va a implementare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione, che peraltro deve essere determinato anche tenendo conto appunto della variazione degli indici del prezzo al consumo per le famiglie e operai. A questo punto è anche opportuno ricordare che a queste plusvalenze, oltre che l'applicazione ordinaria della tassazione, quindi siamo nell'ambito delle persone fisiche, siamo nell'ambito delle persone fisiche che naturalmente sono fuori del regime di impresa o di lavoro autonomo, possono applicare gli scaglioni IRPEF normali oppure possono applicare
la cosiddetta imposta sostitutiva, di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005, che prevede una tassazione nei limiti, nella percentuale sostanzialmente del 26%. E qui noi professionisti dovremo dare una mano ai nostri clienti a verificare quale sia l'effetto benefico, o meglio, quale sia l'alternativa fra una tassazione sostitutiva e una tassazione diretta, appunto tenendo conto delle aliquote marginali IRPEF. Io vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente vi rimando al prossimo incontro. Buon lavoro a tutti!